Buongiorno, buongiorno, bentornati ad Agorà. Con noi c'è Emilio Carelli, questa è una mattinata in cui vi confermo. Passando al prossimo governo, Carelli la guardo perché ieri sono arrivati altri nomi che Di Maio ha fatto. E mi spieghi un po', allora manderete per mail alla lista Quirinale, press.mattarella@quirinale.it, non sto scherzando. No, io... Come funziona? Ci racconti la roadmap di questa presentazione penso... dei nomi e perché avete scelto di farlo? La roadmap prevede tra l'altro l'appuntamento importante, sarà domani alle 15 a Roma, quando Luigi Di Maio, che è il nostro candidato premier per il Movimento 5 Stelle, presenterà poi l'intera squadra di candidati ministri. Quindi in questi giorni c'è stato un gesto che noi consideriamo di cortesia istituzionale nei confronti del Presidente della Repubblica, quindi dovendo presentare domani dei candidati ministri, Di Maio ha scelto per trasparenza sia nei confronti del Presidente ma anche nei confronti degli elettori di anticipare già alcuni ministri o la lista di alcuni ministri anche al Quirinale. Quindi... Li vediamo, Senio. Abbiamo raggruppati in questa clip che vi stiamo per proporre. Intanto Luigi Di Maio convoca un consiglio dei ministri ombra, polemiche, lo dicevamo, per questa lista dei ministri inviata al Quirinale. Sembra che il Presidente della Repubblica Mattarella, per quanto si legge dai retroscena, non leggerà quella mail fino a che non ci sarà un voto. E allora sentiamo chi sono questi nomi. La squadra è pronta, la conoscerete il 1° marzo. Al Dicastero del Lavoro indica Pasquale Tridico, economista e docente all'Università Roma 3. Siamo gli unici che hanno tutto sul tavolo. All'agricoltura Alessandra Pesce, già dirigente a Via 20 Settembre. In questa squadra non ci sono le stesse facce che vedete da 20 anni. Alla pubblica amministrazione Giuseppe Conte, professore di diritto privato. Riteniamo che il Ministero dell'Ambiente sia un ministero centrale del governo italiano. Una proposta istituzionale del generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri Sergio Costa. In questa squadra di governo ci sono persone competenti, oneste e riconosciute. Il nome proposto per il Ministero dello Sviluppo Economico è quello di Lorenzo Fioramonti, docente all'Università di Pretoria, candidato con i 5 Stelle all'uninominale. Fioramonti ha già affiancato Di Maio a Londra nel suo viaggio per incontrare i fondi di investimento. Mentre ancora non si conoscono i nomi delle tre donne candidate a guidare i dicasteri di interno, difesa ed esteri. La lista completa degli ipotetici ministri 5 Stelle sarà resa nota solo domani. E a proposito di nomi, iniziano a circolare quelli di Roberto Fico e di Emilio Carelli come possibili presidenti della Camera. Vede, già l'hanno messa in mezzo Carelli. Peraltro invece il Fatto Quotidiano stamane la dà come pontiere verso il centrodestra, perché poi bisogna continuare a raccontarlo. In questi giorni sei un po' come voi fate il fantacalcio, no? E adesso c'è il fantalleanze post voto a cui tutti si esercitano, tutti insomma, e dicono la loro. E, Carelli, no, quella si vedrebbe bene più nelle vesti di presidente della Camera oppure nelle vesti di pontiere dopo il voto con ad esempio Maurizio Lupi, che milita e verrà eletto nel centrodestra, se verrà eletto ovviamente. Come auguriamo a tutti. Penso che è veramente immaturo parlare in questo momento di queste cose. Penso anche che ognuno di noi ha anche la sua storia. Io ho una storia professionale di 40 anni, durante la quale ho incontrato, conosciuto tantissimi uomini politici, e penso che la politica sia anche dialogo. Quindi noi siamo determinati a costruire, a formare un governo 5 Stelle, pensando domenica di avere una maggioranza assoluta e di avere i numeri. Però la politica è anche dialogo, e quindi dialogo vuol dire parlare con le altre forze politiche, e quindi benissimo, se uno ha già dei contatti consolidati deve giustamente metterli al servizio della propria forza politica. Quindi li metterà al servizio anche lei? Volentieri, fermo restando i valori, i principi che ispirano il movimento, che sono la base di tutto. Mi spiega una cosa, voi avete fatto dei nomi di possibili ministri, un domani, voglio dire, vi ritrovate dopo le elezioni, quando andrete alle consultazioni, a fare un governo magari con l'apporto di altre forze politiche. Come funziona allora? Le altre forze politiche dovrebbero accettare in toto i vostri nomi? Il vostro programma? Allora, l'iniziativa di presentare... questa cosa dell'accordo di programma? Perché non l'ho capita. Qual è la differenza con quello che hanno fatto anche Forza Italia e Partito Democratico quando si sono trovati a dover fare un governo insieme nel 2013? Allora, la differenza è che noi non vogliamo fare alleanze. La differenza è che noi chiediamo agli elettori domenica di darci un consenso tale che ci consenta di fare un governo con i nostri ministri.
La differenza è che per la prima volta nella storia della Repubblica una forza politica, che tutti i sondaggi danno come candidata ad essere la prima forza politica in Italia, presenta ai suoi elettori, prima già del voto, la squadra di governo. Anche perché in passato cos'è successo? Che noi abbiamo votato per Bersani e poi ci siamo trovati un governo Enrico Letta. Abbiamo votato per Prodi e ci siamo trovati Mastella ministro. Quindi, per evitare che ci siano equivoci o comunque proprio per avere la massima trasparenza nei confronti degli elettori, abbiamo presentato un programma in 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani ed ora presentiamo i ministri. Questo vuol dire che, elettore, tu domenica se voterai Movimento 5 Stelle sai che avrai e sarai governato da questo governo fatto da queste persone. Ma se poi non avete la maggioranza, però voglio precisare una cosa, non sono tecnici ma sono persone, risorse che vengono dalla società civile e che, alle quali noi chiediamo di portare sì un bagaglio di esperienze, di conoscenze, ma pensiamo di portare anche un'adesione politica al nostro programma. Ma qual è la differenza con i tecnici? Anche i tecnici vengono dalla società civile. La differenza con i tecnici è che, come la Fornero, portavano la loro esperienza tecnica senza pensare a quelli che sono i programmi politici del movimento e senza pensare ai bisogni della gente. L'abbiamo visto con le pensioni, cosa è successo in passato. Quindi è un tema di caratteristiche psico. No, è un fatto di adesione a un programma politico. Vabbè, ok, Carelli annuisce questo. No, volevo fare una precisazione, sì. Ringrazio l'onorevole Lupi e volevo dire questo, noi un tentativo per esempio di adesione al programma già l'abbiamo fatto in questi giorni. Luigi Di Maio nei giorni scorsi in tre occasioni diverse ha fatto una proposta, no, di accordo, ha detto questi sono alcuni punti qualificanti del nostro programma. Primo punto, la riduzione degli stipendi e delle indennità parlamentari, il dimezzamento. Questo è il nostro documento, chi vuole degli altri partiti può aderire a questo punto. Nessuno ha risposto. Secondo punto, la fine del vincolo di mandato con una modifica costituzionale naturalmente per evitare il cambio di casacca dei parlamentari. Chi vuole aderire al nostro punto può farlo, nessuno ha aderito. Terzo punto, un aiuto a tutte le coppie e le famiglie che hanno bimbi piccoli appena nati per favorire la natalità, come diceva l'onorevole Lupi, e quindi un aumento fino al 2,5% del PIL degli investimenti per queste famiglie con rimborso di asili nido, babysitter, pannolini, tutte queste cose, e riduzione dell'IVA al 4% per queste cose. Nessuno ha aderito. Quindi però l'esempio c'è già stato. Ecco un esempio. Sì, cioè, ma io noi non proporremo dei voi punti chiedete di programma. No, Carelli, e poi, il tema è che io lo capisco perfettamente che voi chiederete l'adesione al vostro programma, il tema è quanto voi aderirete al programma di altre forze politiche se dovete trovare un governo insieme. Questo dipenderà molto dai numeri. Vabbè, naturalmente. Gentiloni, ho anche un'altra domanda, sembra che il filtro sulle qualità, il filtro di qualità di Maio abbia funzionato, oppure da giornalista ritiene che ci sia stata un'esagerazione da parte dei media sul tema di rimborsopoli eccetera eccetera? Ma io penso che sia abbastanza fisiologico, se noi andiamo a vedere la percentuale poi dei candidati che sono risultati non adatti perché erano iscritti alla massoneria eccetera, sono 4-5 persone, ebbene su circa 700-800 candidati che noi presentiamo tra Camera e Senato in tutti i collegi rappresentano lo 0,5%. Penso che sia fisiologico, è il fatto che queste persone non hanno detto la verità nel momento in cui sono state candidate o si sono proposte per una candidatura, non hanno detto la verità sul loro passato e quindi nonostante tutti i controlli, perché i certificati penali, i carichi pendenti, i curricula, quindi è andata che abbiamo bene visto, così, diciamo. Ma io direi che è una cosa abbastanza fisiologica, affrontando l'idea di 800 persone, e quindi può succedere che 2, 3, 4. Ma non sarà che i partiti tradizionali che avevano più controllo tra virgolette sul territorio funzionavano meglio, perché poi comunque sul territorio allora, tu sai meglio io una persona se che... è stata massone. Allora, noi abbiamo, avuto abbiamo una escluso tre persone perché è proprio una domanda tecnica, no, tecnica, la faccio al giornalista. Allora io rispondo tecnicamente con dei numeri. Noi abbiamo avuto tre candidati che adesso abbiamo escluso perché erano iscritti alla massoneria, uno perché è indagato, il presidente Potenza Calcio, e uno perché in passato ha avuto una condanna di 6 mesi perché vendeva dei CD contraffatti. A Roma si dice taroccava CD. Allora, se noi andiamo a vedere nella coalizione di centrosinistra, ci sono 49 candidati che sono tra indagati,
imputati o condannati, e sono lì e nessuno li tocca perché le loro regole non prevedono di cacciarli. La nostra regola prevede. Se andiamo a vedere nella coalizione centrodestra ci sono 45 tra indagati, imputati e condannati, e nessuno li manda via, allora, perché per loro va bene così. Quindi penso che la differenza sia proprio questa. Però la domanda era sui partiti, era sul controllo dei partiti. Comunque sì. Va bene, andiamo avanti. Forza per cui noi diciamo vota una forza moderata e di centro all'interno della coalizione per dare forza al centro, saranno poi gli italiani a deciderlo, è esattamente quello della serietà, dell'equilibrio. Mi fa piacere che Gentili abbia sottolineato il fatto che finalmente la natalità non è più un problema di noi, solo di qualcuno. Grazie. Le pensioni Maurizio non Lupi. Esistono se non si fanno figli, cioè, non so Maurizio se si è capito Lupi, altro che l'età a 67 anni. Va bene, grazie a Maurizio Lupi. L'ultima battuta. Dire, no, questa risposta dell'onorevole Lupi dimostra però e conferma quello che noi già pensiamo, che questa coalizione di centrodestra all'indomani del voto rischia veramente già di sfasciarsi. E già ci sono le premesse, perché per esempio il divieto, il rifiuto di fare una manifestazione elettorale finale tutti assieme tra i tre partiti. Vedi che la zampata del giornalista Carelli quindi, arriva in fondo, ma insomma avremo che di che parlarne anche con gli altri il ospiti di centrodestra. Salvini che continua a dire sarò io il premier, sarò io il premier, quando Berlusconi non è d'accordo, dimostra che questa coalizione è veramente fragilissima. Dopodiché Salvini lo dice, perché lui dice se prendo un voto in più sarò io, come sempre si decideranno gli elettori, perché fortunatamente non si è ancora votato e quindi tutte le nostre chiacchiere si scioglieranno come lacrime nella pioggia. Grazie Emilio Carelli. Litigi su tutti i fronti da quel punto di vista. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Emilio Carelli.